Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuta, benvenuta. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Ha consuetudine con Roma? Nel senso, era beh, già insomma, stata... diciamo che... Sì. Come? No, no, quanto conosce la nostra città, assessore? Guardi, ogni città quando la amministra deve essere conosciuta proprio dal di dentro molto bene, quindi io il mio impegno è a analizzarla, studiarla. Comunque io sono stata presidente nazionale di un movimento, quindi sono stata per una decina d'anni nella città qualche anno fa. Allora, insomma, quindi la conosce e quindi, bene. Sì, insomma, conosco. È chiaro che, come dico, l'impegno soprattutto nel settore specifico, che è quello ambientale, esiste. C'è proprio una attenzione molto specifica agli aspetti che devono essere oggetto dell'attività amministrativa, quindi la conoscenza da cittadina è una conoscenza, diciamo, vissuta nei luoghi vissuti. Sì. Ma anche per noi, se facessimo, anche noi, se avessimo un ruolo pubblico come il suo, ci troveremmo a dover, non dico ricominciare da zero, ma quasi, per conoscere meglio la città. Che effetto le fa a Roma, certo, assessore? Perché... Che effetto le fa questa città? No, si parla di Roma, una città non pulita, una città sporca, una città che non rappresenta il concetto di grande bellezza raccontato nell'arte, nella letteratura, nel cinema. Lei come la vede Roma oggi? No, guardi, io la vedo come una città straordinaria dal punto di vista soprattutto paesaggistico, perché stavo proprio esaminando tutte le aree verdi di pregio e di qualità e soprattutto le aree verdi storiche. Io credo che Roma abbia un patrimonio paesaggistico straordinario, quindi paesaggistico e verde, con un verde storico, un verde monumentale che è unico al mondo. Quindi quando parliamo di grande bellezza, basta affacciarsi appunto sui grandi parchi storici e ci si rende immediatamente conto della bellezza di questo verde, soprattutto un verde monumentale, un verde che presenta delle alberature straordinarie. E quindi io il mio approccio immediato è questo. Per quanto riguarda invece la gestione ordinaria della città, ha bisogno, e io tra l'altro vorrei proprio ringraziare i cittadini che hanno fatto, diciamo, diverse segnalazioni anche su Facebook, anche con i loro Twitter, eccetera, perché effettivamente è una città che ha bisogno di una cura molto minuziosa, di una cura particolare, un'attenzione alla pulizia. Questo è un tema che per me è centrale, un'attenzione alla dimensione proprio quotidiana di ognuno di noi quando vive e cammina per la strada. Io prendo gli autobus, vado in metropolitana, poi faccio dei pezzi a piedi anche per venire in ufficio, e naturalmente questi percorsi vedo anch'io che hanno bisogno di interventi importanti anche immediati. È chiaro che si tratta di mettere in moto una macchina organizzativa che ha tra l'altro già, secondo me, delle efficienze non indifferenti data la complessità della città. Io, come sapete, sono stata amministratrice nella città di Genova. Genova è un'altra città molto complessa, ecco, quindi pur rendendomi conto di questa complessità, credo che ci siano delle opportunità straordinarie per questa città. Anche a Reggio Emilia, no? Dove... Sì, 5 anni a Reggio Emilia, anni a Reggio Emilia, ma quando parliamo di Reggio parliamo di una città che non va oltre in termini di abitanti, 200.000 abitanti, quindi ci sono dei municipi di Roma che sono più grossi di Reggio Emilia, dove le piste ciclabili, io adesso guardavo appunto i chilometri di piste ciclabili, perché sono molto molto impegnata e mi voglio molto impegnare per la pulizia delle piste ciclabili. Io vado sempre in bicicletta normalmente, che è la mia attività, io amo tantissimo la bicicletta, e quindi appunto anche le segnalazioni che sono pervenute su alcune situazioni di degrado delle piste ciclabili, secondo me vanno risolte con rapidità ed efficienza, come dico, in una macchina che comunque anch'io devo dall'interno ancora un po' conoscere, e quindi devo anche capire come possa al meglio funzionare. In tutti i casi l'impegno c'è, perché è giusto che i cittadini che addirittura utilizzano le piste ciclabili per andare al lavoro si ritrovino appunto in un contesto che è dignitoso e pulito, e quindi questo è un impegno che secondo me noi dobbiamo mettere in campo. Anche io già stamattina, guardi, ho fatto una riunione proprio su questo, sul problema delle pulizie delle piste ciclabili, qui facendo il confronto
confronto abbiamo 125 km di pista ciclabile, la parte naturalmente che mi compete riguarda il verde, riguarda la gestione insomma in parte perché le competenze sono abbastanza diversificate, però secondo me questo è un impegno che deve essere assolutamente prioritario. Allora, in diretta su Radio Roma Capitale l'assessore all'ambiente di Roma Capitale Pinuccia Montanari, è una prima volta anche per noi, lei conosce, sta conoscendo sempre di più Roma e le sue istanze, le sue esigenze, e noi cominciamo a conoscere anche lei, assessore, no? Che credo sia importante stabilire un rapporto, perché proprio sulla credibilità, sulla fiducia, no? si basano spesso i rapporti. I nostri ascoltatori ci chiedono anche sul percorso in bici. Qualche settimana fa il Corriere della Sera ha raccontato il percorso dalla casa della sindaca, per fare un esempio, evidentemente non abita proprio al centro, fino al Campidoglio, e ha visto che in bicicletta quel percorso si diventa più rapido, pensi un po', rispetto ai mezzi pubblici o all'automobile privata. Però è uno scenario ancora, forse ancora non proprio la priorità di Roma. La priorità è proprio il rifiuto, i rifiuti. Per esempio, un ascoltatore poco fa, sapendo di lei, della sua presenza in trasmissione, ci ha scritto: può chiedere all'assessore Montanari di poter avere più secchioni a Roma, più secchioni dove lanciare le immondizie, perché noi viviamo in una zona periferica di Roma anche un altro fenomeno: ci sono i pendolari dell'immondizia, coloro che per non fare la differenziata preferiscono muoversi e buttano le immondizie dove la differenziata non c'è, e quindi vanno ad occupare uno spazio che era destinato ai residenti di altra zona. Che risponde l'assessore Montanari? Dunque, sì, sono già consapevole di questo fenomeno, che è un fenomeno, guardi, che si realizza ovunque, perché io l'ho sperimentato, come dicevo, anche in altre città. Sì. Cioè, chi non vuole fare la differenziata tende appunto a cercare tutte le strade possibili per non effettuarla. Ieri, tra l'altro, sia il giorno di Natale che il giorno di Santo Stefano, ma anche diciamo stamattina, comunque, ho dato uno sguardo generale alla città per vedere appunto se teneva il sistema organizzativo, e devo dire che al di là di quel 2% di criticità che si sono riscontrate, il sistema ha tenuto abbastanza bene. Però il problema vero nella gestione sostenibile dei rifiuti sono due. Allora, il primo problema è che dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti da mandare appunto a conferimento, cioè i rifiuti sono una preziosa risorsa, anzi io non vorrei più chiamarli rifiuti, continuiamo a chiamarli rifiuti perché così sappiamo di cosa stiamo parlando. Come li chiamerei? Ma io li vorrei chiamare materiali post consumo. Perché materiali post consumo? Perché i rifiuti contengono sostanzialmente una ricchezza, cioè sono tutti materiali che possono essere diciamo avviati eventualmente attraverso la preparazione per il riutilizzo, a un riutilizzo, a un riciclo, comunque possono essere recuperate delle materie cosiddette prime e seconde, che sono importantissime, tra l'altro in un momento di carenza di queste materie. Quindi buttare, cioè creare del valore perso quando noi abbiamo del possibile valore, questo è un primo punto. Facciamo l'assessore, guardi, quindi, che sarebbe un bel segno, facciamolo, visto che lei ritiene questo, e anch'io sono consapevole e d'accordo sulla risorsa che può essere un rifiuto, ricordando da bambino il vuoto a rendere, e cioè la possibilità, certo, che il negoziante dava di renderti una parte di quello che avevi speso per acquistare una bottiglia di birra, di acqua o di qualsiasi cosa, se tu gli portavi indietro il vuoto, appunto, no? Rendiamolo cosa effettiva. Esatto. Proviamoci. Questo è importante, quindi riduzione a monte della produzione di rifiuti, sì, perché tra l'altro se noi riduciamo i rifiuti paghiamo meno, sia in termini di gestione, in termini di raccolta, in termini soprattutto
soprattutto anche di trattamento finale, perché non ci dimentichiamo che Roma produce 1.800.000 circa tonnellate di rifiuto all'anno, ma sono tanti 1.800.000. Allora, con la raccolta differenziata già si arriva a circa 500.000 tonnellate di rifiuti differenziati raccolti, e questa è importantissima. Con i progetti che stiamo per mettere in campo di generalizzazione della raccolta domiciliarizzata, in cui carta, vetro, organico secco verranno appunto differenziati in modo che ogni famiglia possa davvero ridurre la produzione di rifiuti, questa è la cosa fondamentale, quindi tutti gli imballaggi in più, appunto il vuoto a rendere, l'acqua in bottiglia, la cosiddetta acqua del sindaco, è importantissima l'acqua del sindaco, perché è veramente dove, nelle città dove è stata promossa appunto questa iniziativa, si è ridotto di tantissimo la produzione appunto di plastica. Poi invece, seconda, tra l'altro in una visione anche di rispetto della normativa europea, seconda prospettiva, quella preparazione per il riutilizzo, quindi possono nascere tante veramente opportunità di materiali che possono andare a creare altri oggetti, quindi importantissima la raccolta differenziata fatta bene, quindi una raccolta domiciliarizzata fatta bene, e poi anche comunque la capacità di ad esempio noi vorremo e cercheremo anche di mettere in campo la creazione di luoghi come le cosiddette fabbriche del riciclo o fabbriche del materiale, dove si possono portare questi oggetti che possono tornare ad avere una vita anche significativa, se sono dei RAE, dei rifiuti cosiddetti elettrici e elettronici, perché vengono ricondizionati e quindi rimessi anche questi all'utilizzo di chi poi eventualmente li desidera, oppure se sono altri materiali possono davvero tornare ad avere nuova vita. Guardi, io ho allestito uno spazio pubblico con delle sedie che avevamo trovato, 60 sedie, invece di comprarle abbiamo preso queste sedie che avevamo trovato, che erano di ferro, che quindi avevano anche i connotati di sicurezza, le abbiamo dipinte e le abbiamo riutilizzate per un centro. Quindi questo può avvenire, ecco, però devono esistere questi luoghi, sono le cosiddette fabbriche del riciclo o fabbriche dei materiali. Bisogna metterlo a sistema, bisogna metterlo anche a sistema. Nuovi lavori, tra l'altro, attenzione, il settore, io sono molto preoccupata per il tema del lavoro, perché per me oggi un problema grosso, soprattutto per i giovani, io sono veramente vicina ai giovani, perché i giovani soffrono perché non trovano lavoro, e bisogna che noi attraverso questa, è veramente importante che attraverso la valorizzazione proprio di tutto quello che è il settore, il mondo dei materiali post consumo, creiamo anche delle opportunità per i giovani. È un processo lungo, quindi miracoli non si fanno, deve essere molto chiaro, però imparare a differenziare attraverso il porta a porta, un porta a porta che deve essere contestualizzato, ecco, questo ci può creare le condizioni per creare appunto e valorizzare una ricchezza, come dire, nell'economia circolare, anziché valore perso si crea del valore che si mette di nuovo in circolo. Allora, Maria Antonietta ci scrive per il comitato per il decoro, un'altra cosa, un'altra risorsa, assessore Montanari, la ritengo tale ed è tale, c'è poco dubbio su questo, è ricorrere alla voglia di intervenire, di incidere dei cittadini, dei residenti, zona per zona. Questo comitato per il decoro non lo conosco, ma suppongo sia proprio una di queste organizzazioni che incidono su una zona di Roma. Ci scrive Maria Antonietta: vorrei chiedere, al di là delle parole che mi piace il discorso del materiale post consumo in luogo del rifiuto, ma per il momento sono solo parole, potete fare qualcosa? Ecco, Piazza Bologna ci scrive, da Piazza Bologna ci scrive la nostra ascoltatrice, se si può fare conto solo sulle segnalazioni dei cittadini, oppure si può prendere qualche iniziativa fuori dalle segnalazioni dei cittadini, quindi qualche iniziativa frutto di un piano, di una strategia del Comune di Roma. Io vorrei anche chiedere all'assessore Montanari proprio di quello che avvenne a Reggio Emilia. Ho fatto prima l'esempio di Reggio Emilia perché so che lì l'assessore Pinuccia Montanari a Reggio Emilia, assessore all'ambiente, costruì un modello virtuoso. Di cosa stiamo parlando esattamente, assessore? Guardi, è fondamentale il ruolo dei cittadini, quindi la creazione di contesti
progetti di progettazione, sia di progettazione partecipata, in quel caso a Reggio avvenne attraverso un tavolo tecnico dove i cittadini erano assolutamente presenti, ma sia soprattutto il cosiddetto forum degli stakeholders, cioè di quelli che devono essere i protagonisti di questi percorsi, per me è essenziale. Quindi creare degli ambienti, dei luoghi attraverso anche diciamo un bilancio partecipato, ecco, tutto questo secondo me può essere molto importante per individuare insieme quelle che sono innanzitutto le priorità, quelle che sono le esigenze sentite dai cittadini. Io comunque anche nell'esperienza di Reggio mi sono confrontata tantissimo proprio con migliaia e migliaia di cittadini che ho incontrato in tutti i contesti, e credo che questo sia stato molto positivo, perché le segnalazioni, non solo le segnalazioni come giustamente veniva sottolineato, ma è la strategia momenti che devono essere strutturati di confronto con i cittadini, è fondamentale. Quindi nei piani che adesso noi elaboreremo, appunto un piano per la riduzione della produzione dei rifiuti, un piano per l'estensione della raccolta appunto domiciliarizzata, un piano rivolto poi anche alle utenze non domestiche, ecco, nell'elaborazione di questi piani un ruolo fondamentale è proprio dei cittadini, e il ruolo fondamentale che dobbiamo attivare attraverso gli strumenti della partecipazione. Non sono, ha ragione la signora quando dice a me non piacciono i politici che parlano solo, a me piacciono i politici che fanno, e quindi io sono molto pragmatica e vorrei sempre raggiungere immediatamente gli obiettivi che mi pongo. Alcune delle cose che ci ha detto, alcune delle cose che ci ha detto per esempio ci piacciono molto, no? L'idea ci piace molto, quella della risorsa, del vuoto a rendere, del rifiuto da cancellare nel termine, nel significato, ma di considerarlo proprio qualcosa di utile, di produttivo, qualcosa che si può riutilizzare. Se si riesce cambiare anche la cultura anche dei cittadini, non c'è dubbio, deve cambiare un po' la cultura del rifiuto, cioè non è che dobbiamo pensare che questo rifiuto, una volta che l'abbiamo buttato nel calzonetto, poi sparisce e chi se ne occupa più. No, il problema del rifiuto è che ce lo ritroviamo sempre, perché come diceva il famoso, tra l'altro collaboratore, cioè Stern, insomma addirittura in ambiti più internazionali, cioè fra 30 anni due pianeti non saranno più sufficienti per contenere tutti i nostri rifiuti. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo proprio una grande urgenza, considerare i rifiuti appunto dei materiali post consumo che devono tornare in un qualche modo ad avere vita, e lo può avere l'organico, ad esempio il nostro organico che può diventare di tutto, insomma, dal punto di vista anche proprio del sia compost di qualità che anche altro materiale che può essere utilizzato in situazioni diverse, insomma. Quindi si tratta di fare però una strategia e di fare una pianificazione. Altra domanda, un nostro ascoltatore ci dice: non ho sentito parlare di periferie, la tengo due minuti e la lascio, assessore. Periferie. Che possiamo aggiungere riguardo alle periferie? Come, scusi? No, che possiamo aggiungere riguardo alle periferie, alcuni ascoltatori. Sì, no, naturalmente... innanzitutto io vorrei sì. Ho una visione, diciamo, multicentrica, cioè secondo me bisogna veramente guardare, cioè avere anche uno sguardo urbanistico nella città, in cui non è che c'è il centro da un lato e poi le periferie che sono il luogo. Quindi bisogna avere una visione multicentrica, nel senso che ogni luogo ha un grande valore. Quindi io mi sono già mossa subito, anche già da martedì, proprio nelle aree che vengono, diciamo, appunto considerate periferie, perché anche lì ci possono essere, appunto, in questa visione multicentrica, ci possono essere delle esperienze da mettere in campo e da valorizzare, e poi una grande attenzione, chiaro, in uno sguardo urbanistico che vede la città dialogare a partire da tutti i luoghi da cui appunto si genera questo
questo dialogo, e quindi non una visione che mette da un lato appunto un'attenzione particolare al centro e poi lascia le periferie abbandonate al degrado. Assolutamente, questo non è nella mia visione. Come dico, a mio avviso occorre attraverso un'analisi dettagliata soprattutto dei bisogni delle periferie e di quelle che vengono chiamate appunto periferie, di questi luoghi che sono stati anche costruiti non solo senza pensare appunto a una pianificazione urbanistica che sia attenta alla viabilità, ai servizi, alla gestione stessa dei rifiuti, perché noi siamo abituati a costruire questi grandi palazzoni e poi dopo non c'è uno spazio dove poter andare appunto a conferire soprattutto se differenziati i nostri rifiuti. Quindi bisogna cambiare un po' il modello anche di visione e un po' la visione urbanistica della città, e poi bisogna lavorare molto per valorizzare, come dico, tutti questi luoghi che devono diventare appunto un centro di vita sociale. Guardi, questo credo che si possa fare anche in tempi non lunghissimi, quello di definire dei punti di raccolta del materiale post consumo che abbia un valore e rendere questo valore a chi lo consegna. Del resto lo fanno con traffici illeciti già a Roma, già succede che alcune persone, certamente non troppo da bene, si diano da fare per questo, cioè vanno a recuperare del materiale e lo vendono perché appunto è un valore, ma se è un valore per loro, da malfattori, facendole poi bruciando quello che non va in altre zone, facciamolo invece da persone da bene, tutti noi cittadini romani, se il comune ce lo permette, dando a quello che a noi non serve più un valore reale, o in euro oppure magari in detrazioni sulle nostre bollette, assessore, no? Un modo si trova poi. Certo, perché comunque se si producono meno rifiuti diminuiscono i costi di smaltimento e diminuiscono anche i costi di gestione, e poi l'applicazione della tariffa puntuale, anche questo è uno strumento, perché è chiaro che se io produco meno rifiuti pago solo per quello che produco, ma se io faccio tanta raccolta di carta, vetro, organico, ovviamente pagherò solo il secco, e quindi nella prospettiva della tariffazione puntuale che cercheremo di mettere in campo già nei prossimi mesi con un progetto che stiamo appunto quasi completando e che è stato già avviato appunto dalla Giunta Raggi, e credo che questo sia una prospettiva di grande interesse. Vorrei anche dire una cosa: lei ha sollevato un tema importantissimo a mio avviso per questa città ma per tutto il nostro paese, il problema della legalità. Si annidano nella gestione dei rifiuti, soprattutto la gestione insostenibile dei rifiuti, veramente delle sacche profondissime di illegalità. Naturalmente la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta differenziata domiciliarizzata aiuta anche a risolvere, ad affrontare seriamente questo tema appunto dell'illegalità, che è gravissimo e che va appunto stroncato, perché il rispetto della legalità deve essere uno dei nostri obiettivi, soprattutto in un paese come il nostro, che è un paese che ha una Costituzione che a questo dà grande valore. Questa raccolta sarebbe quindi prodotta anche in periferia, anche nelle periferie? Sì, allora il centro e periferie. Stiamo lavorando per un progetto che riguarda appunto la raccolta differenziata e la prevenzione dei rifiuti, ma a breve appunto insomma vi verrà comunicato il percorso, che riguarda i diversi municipi, con un'estensione, comunque l'obiettivo è l'estensione della domiciliarizzata in tutti i municipi di Roma. Assessore, anche per le utenze non domestiche. Assessore, noi la ringraziamo, abbiamo registrato tutto, perché naturalmente ci teniamo molto a parlare direttamente con i responsabili, e lei, il suo assessorato è un assessorato da cui ci si aspetta moltissimo, forse è quello da cui ci si aspetta di più a Roma, ne è consapevole, suppongo, no? L'assessore all'ambiente, quindi, che si occupa di rifiuti, perché la bellezza di Roma è veramente la cosa che più è visibile, quindi è quello che conta di più, e quello su cui gli ascoltatori, i cittadini romani, chiedono delle risposte. Noi le facciamo gli auguri naturalmente per il suo lavoro, per l'anno nuovo che sta per arrivare, contiamo di sentirla ancora qui su Radio Roma Capitale per continuare questo rapporto che ormai si è formato con i romani via radio. Grazie assessore Montanari. Io
Sì. Ringrazio tantissimo voi, ringrazio i cittadini e invito davvero tutti a comunque mantenere un rapporto stretto con noi. Anche attraverso la radio. Grazie Assessore Montanari, anche buon lavoro. Attraverso la radio. E buon anno. Buon anno a tutti.